Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. In molti mi avete chiesto, quando fai una divinazione, come fai a capire cosa ti vogliono dire le rune? Come fai a capire qual è il significato giusto o come fai a trovare il senso della divinazione con i vari significati delle rune, insomma qualcosa di questo tipo. E oggi voglio provare a spiegarti e mostrarti come fare e quindi mostrarti come io solitamente faccio e darti qualche consiglio al riguardo. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Ma adesso iniziamo subito con il sodo. La primissima cosa che ti consiglio, e probabilmente è la cosa più palese che una persona ti possa consigliare a riguardo, o che ti possa consigliare in qualsiasi ambito, è fare molta pratica. Può essere molto snervante perché soprattutto all'inizio fai davvero fatica a profetizzare qualcosa che abbia senso e soprattutto in quello che magari leggi nella divinazione, leggi nelle rune e che magari non vedi concretizzarsi attorno a te. Però comunque fare molta pratica ti permetterà di innanzitutto conoscere meglio i nomi delle rune, conoscere meglio i significati delle rune ed entrare in più in sintonia con esse. E anche comunque ti permetterà di ampliare maggiormente il tuo intuito, quindi a farlo uscire maggiormente, però comunque non è impossibile e non è che ti ci vogliano anni per profetizzare qualcosa di decente o profetizzare qualcosa che abbia senso e che tu riesca a percepire intorno a te. Un'altra cosa che ti suggerisco di fare e che magari potresti fare proprio agli inizi, quando hai appena comprato il tuo sacchetto di rune o ti sei creato le rune da te, è leggerti i vari significati. Se ti sei comprato il sacchetto di rune, probabilmente hai in dotazione il libretto con i vari significati e i vari consigli che ti dà il libretto su come profetizzare e quant'altro. In caso in cui avessi creato da te le tue rune, ti lascio qui il link al significato delle varie rune, così da poterti creare il tuo libretto con cui leggere e da consultare durante la divinazione, così da iniziare a conoscere cosa significano e quindi a farti un'idea generale dei vari significati che possono uscirti durante la divinazione. Una volta che hai letto diverse volte i vari significati delle rune, è arrivato il momento di fare pratica. Quindi profetizza, poni molto spesso delle domande alle rune di qualsiasi genere. Magari la cosa più conveniente è quella di fare una divinazione ogni giorno o ogni due giorni, non troppe di seguito o nello stesso giorno, perché comunque rischierebbero di perdere di intensità energetica e quindi potrebbero scaricarsi. Durante il giorno puoi chiedere come andrà la giornata, quindi porre domande generiche, semplici, mi raccomando non banali, perché probabilmente potrebbe arrivare un responso un po' ambiguo, il che significa che bello non ci becchi, non ti diamo un consiglio per una cosa così sciocca, come per esempio devo mettere i calzini verdi o i calzini gialli. Quindi estrai le rune, vedi i loro significati e vedi quelle che sono più pertinenti al quesito che ti sei posto. Ti faccio vedere un esempio pratico così da essere molto più chiari e quindi da avere un esempio che possa guidarti. Vediamo un po' come fare. Come sempre detto, sgombra la mente, concentrati sul quesito e mescola le tue rune. Vederle, quindi chiudi gli occhi e senti la runa che ti chiama.
sono capitate le rune Turisats, Tiwaz e Mannaz. Per prima cosa leggiamo il significato della prima runa, quindi Turisats, per poi leggere il significato della runa Tiwaz e infine della runa Mannaz. Quindi consulta il tuo libretto o il tuo libro o il link al video. E della runa Turisats ci dice: incantesimo, strategia, buoni progetti, calcolo, fortuna da cogliere. Mentre di Tiwaz ci dice onore, potere, guida, bersaglio centrato, vittoria e chiarezza. E di Mannaz ci dice mediazione, influenza, idealismo, autonomia. Da queste parole posso dedurre che magari ho in mente dei buoni progetti, come ci dice Turisats, buoni progetti, e che magari potrebbe esserci una fortuna da cogliere, magari calcolando bene come muovermi. Quindi buoni progetti, calcolo e fortuna da cogliere. E ciò potrebbe portarmi a una vittoria, quindi i miei buoni progetti potrebbero avere un buon esito e quindi magari si può anche aggiungere che ottenendo il buon risultato al progetto potrei anche sentirmi un po' più potente, inteso come più sicuro di me. E come ci dice infine Mannaz, questo mio progetto che è andato a buon fine potrebbe portarmi a una buona autonomia, più autonomia nella vita. Quindi questo è all'incirca più o meno come potresti interpretare una divinazione e come poter trovare la risposta al tuo quesito in base ai significati delle rune. All'inizio potresti comunque avere delle difficoltà, magari non ti è chiaro quello che ti esce o magari non riesci proprio ad avere qualcosa che c'entri con il quesito che avevi posto, ma comunque non mollare, perché probabilmente può essere dato dal fatto che di solito non sei una persona che si lascia guidare dall'intuito, quindi fa fatica a mettersi in contatto col proprio intuito. Quindi non mollare, perché comunque anch'io all'inizio ho fatto fatica, anch'io all'inizio non riuscivo a profetizzare niente di decente o comunque non avevo risponsi chiari e che si collegassero alle domande che ponevo. Però facendo pratica poi sono riuscita a lasciarmi guidare di più dal mio intuito e quindi a seguirlo di più e poi successivamente a migliorare con le mie divinazioni, che poi solitamente sono consigli, perché comunque il libero arbitrio non possono cambiarlo se tu che cambi il tuo destino. Loro ti danno soltanto un consiglio su quello che potresti fare. Un'altra cosa che ti suggerisco di fare, che è molto importante soprattutto all'inizio e che però io ci sono arrivata tardi, è quello di segnarti in un quaderno o in un diario i vari quesiti e le rune e il significato, quindi il responso delle rune, su questo tuo quaderno di divinazione, così da poterci ritornare a riflettere con il passare del tempo e vedere se hai riscontrato qualcosa oppure no. Scusa, ma il mio gatto mi rompe un po' le scatole perché vuole entrare nell'armadio ma poi non riesce a scendere perché soffre di vertigini. Una volta che ti senti più sicuro durante le divinazioni o comunque che hai riscontrato un miglioramento, oltre al libretto dei significati che hai in dotazione o ai significati del video che ti ho lasciato qui sopra, ti suggerisco di consultare altre fonti, quindi magari in altri libri, come per esempio io utilizzo anche questo libro che è molto utile perché ti parla anche della storia delle rune e dei vari miti legati a esse e come venivano usati in antichità. Ci sono anche i vari significati delle rune, utile soprattutto per fare i vari talismani e amuleti e anche in ambito magico. O comunque all'inizio, se non sai
bene, che libri comprare per evitare di aver speso soldi inutilmente per libri che magari fanno un po' schifo, senza offesa ai vari scrittori, ci sono diversi siti abbastanza buoni che potresti consultare. Ti lascio il link in descrizione a quelli che io solitamente faccio affidamento e che sono molto buoni. Ti suggerisco di consultare anche quelli, perché comunque le rune hanno molti significati e semplicemente in un libretto minuscolo come questo non ci possono stare tutti i vari significati. Quindi consultare più fonti ti permetterà magari di avere più chiaro qualcosa, perché magari consultando soltanto il libretto non ti è chiaro qualcosa, poi vedendo le altre fonti riesci a capire di più quello che ti vogliono comunicare. Quindi magari in futuro potresti decidere di crearti un tuo libretto dei vari significati delle rune, una volta che hai avuto più fonti a disposizione a cui fare affidamento. Magari potrebbe anche esserti utile fare un tuo libretto con i vari significati. E niente, con questo è tutto, spero che il video ti sia stato chiaro, spero di esserti stata utile e spero di averti chiarito qualche dubbio in merito. In caso in cui avessi problemi o dubbi, non farti problemi a scrivere un commento sotto o a rintracciarmi in Instagram per un messaggio privato, io sono sempre ben disposta ad aiutarti perché mi fa molto felice. E niente, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon e grazie di essere stato con me anche oggi, e se ti va iscriviti al canale mi raccomando e supportami così che io possa crescere. Ciao!